Buonasera a tutti. Oggi sono qui perché vorrei rispondere anch'io al video tag sulle 40 beauty questions che ho visto dalla mia amica Born in Virgo. Ciao tesoro. Allora, domanda numero 1. Quante volte al giorno ti lavi il viso? Dunque, di solito due, una volta la mattina e una volta la sera. Anche se d'estate la lavo molte più volte al giorno perché con il caldo, giustamente, sudando si lava di più. Poi, che tipo di pelle hai? Secca, mista, grassa, acneica? Dunque, in questo momento ho la pelle mista, ma molto tendente al grasso, purtroppo per un problema ormonale. Quindi, mista tendente al grasso. Poi, che sapone prodotto usi per lavare il viso? Dunque, in questo momento io sto utilizzando un detergente di Bottega Verde, che è questo, faccio prima a farvelo vedere, che è l'Oxygen Plus. Che è il detergente per il viso all'estratto di Morarti, che è fantastico. Lava benissimo, strucca, cioè toglie residui di trucco ed è freschissimo sulla pelle, quindi ottimo. Ti esfoli la pelle, scrub, peeling, maschere? Sì, io faccio uno scrub 2 o 3 volte a settimana. E la maschera tutte le sere, anche se alterno diversi tipi di maschera. Che marca di esfoliante usi? Dunque, io uso l'esfoliante di Bottega Verde al nocciolo di Albicocca, il vasetto da 50 ml ed è fantastico. Che crema idratante usi? Anche qui utilizzo la crema idratante della Bottega Verde alle mandorle dolci, che è fantastica. Non è troppo unta, si asciuga subito ed è fantastica come base per il trucco. Usi una crema contorno occhi? Sì, mattina e sera, perché ho un contorno occhi che si usa mattina e sera. Hai o hai mai avuto la pelle a tendenza acneica? No, per fortuna questo no. Usi o hai mai usato Proactiv, trattamento antiacne? No. Non so neanche cosa sia. Che fondotinta usi? Dunque, ultimamente sto usando il fondotinta in mousse di Essence della linea Pure Skin, il numero 1 beige, ed è favoloso. Anche perché è mousse e sulla pelle poi diventa polvere, quindi è fantastico. Che correttore usi? Dunque, io utilizzo svariati correttori. Utilizzo la palette da 15 correttori, il correttore di Essence, il correttore di Elf, la palette nei correttori, i correttori liquidi. Quindi a seconda di quello che mi viene prima davanti. Come hai scoperto il sottotono della tua pelle? Dunque, io l'ho scoperto sia guardando le vene sui polsi e poi mi ha dato conferma una truccatrice che il mio sottotono di pelle è rosa, quindi vado sul sicuro. Cosa pensi delle ciglia finte? Dunque, io penso che le ciglia finte siano fantastiche, però io avendo le mie ciglia già lunghette non ne ho eccessivo bisogno, quindi non le uso per questo. E anche perché penso che non saprei applicarle, però sono fantastiche. Lo sai che dovresti cambiare mascara ogni 3 mesi? No, non ne vedo il motivo, anche perché il powder mascara di solito è 6 mesi, quindi cambiare mascara 3 mesi non ne vedo il motivo. E comunque non lo farei. Comunque mascara costano e quindi sarebbe sprecato buttare un mascara dopo 3 mesi se è ancora buono. Che marca di mascara usi? Dunque, ultimamente ne sto utilizzando due. Uno è il Colossal famosissimo di Maybelline e uno è l'Hypno Gloss di Essence con il quale mi trovo fantasticamente. Sephora o MAC? Nessuna delle due. Allora, da MAC non ci sono mai andata e da Sephora ci sono andata una volta a Cagliari e non mi è piaciuta per niente. Anche se Sephora rispetto a MAC ha più marche, quindi magari diciamo Sephora. Che strumenti usi durante l'applicazione del trucco? Pennelli, spugnette, pennelli, anche per il fondotinta, ultimamente lo sto applicando con il pennello perché mi viene meglio stenderlo. Usi basi per ombretto? Sì. Se come basi per ombretto si intende primer, allora utilizzo il primer di Elf e il Lemonade. E poi oltre a vabbè, vari ombretti in crema colorati che sono fantastici. Usi primer per il viso? No, anche se ne ho comprato uno della Elf e deve arrivare. Comunque, anche avendolo lo userei sporadicamente, capi? I miei capelli, vabbè. Perché fanno male, sono pieni di silicone, quindi si sa. Qual è il tuo ombretto preferito? Dunque, ora come ora, il mio ombretto preferito è il numero 22, che si chiama Blockbuster di Essence, che vi ho fatto vedere nei video dei preferiti, ed è praticamente un ombretto color carne, quindi lo uso come illuminante per la parte sotto il sopracciglio. Usi la matita nera o l'eyeliner liquido? Uso la matita nera, l'eyeliner liquido non mi ci trovo bene, utilizzo più che altro l'eyeliner in crema o in gel. Ti ciechi spesso l'occhio con la matita? Fortunatamente no, però ogni tanto capita che mi cieco l'occhio col mascara, non chiedetemi come faccio, ma ci riesco. Cosa pensi dei pigmenti?
Dunque, i pigmenti sono fantastici, sono gli ombretti ovviamente più colorati che esistano, però li trovo scomodi perché comunque essendo polveri libere, tendono a cadere sulla guancia, quindi bisogna stare attenti quando si usano, per il resto sono fantastici. Usi il trucco minerale? Sì. Qual è il tuo rossetto preferito? Dunque, al momento il mio rossetto preferito è il Rosatea di Bottega Verde, che è un rosa non troppo scuro, che si adatta a qualsiasi trucco, quindi mi ci sto trovando molto bene. Poi non secca le labbra e dura abbastanza per essere un rossetto. Qual è il tuo gloss preferito? Dunque, gloss preferiti sono gli XXXL Shine di Essence. Ne ho 4-5, sono favolosi, meravigliosi. E profumano di frutta, di cose dolci. Fantastici, fantastici. Qual è il tuo blush preferito? Allora, il blush preferito del momento è un blush della Essence, che è un color pesca con dei glitter dorati che utilizzo praticamente tutti i giorni. Ce l'ho su anche adesso, anche se non si vedrà, però è meraviglioso. Acquisti trucco su eBay? Sì, soprattutto trucchi della NYX, perché sui vari siti Love Cosmetics o Cocktail Cosmetics, roba del genere, non ci sono mai le cose che voglio io, quindi le acquisto da un venditore eBay che me li spedisce agli Stati Uniti. Ovviamente c'è il rischio dogana, però se non si supera una certa somma non c'è pericolo, dicono. Ti piacciono i prodotti della marca da drugstore Maybelline, L'Oreal, Revlon? Sì. Vai nelle CCO's, outlet del trucco si trovano in America? No. Sei mai andata o vorresti andare a lezioni di make-up? Non sono andata, non sono mai andata in lezioni di make-up e non ci andrei perché non ci andrei perché non ho intenzione di diventare truccatrice, quindi diciamo che per come mi trucco io mi va più che bene. Sei maldestra nel mettere il trucco? Spero di no, anche se ogni tanto combino qualche casino con l'eyeliner. Io mi sono spostata e sta cambiando la luce, non so come ciò avvenga, però. Qual è il crimine di make-up, errore di cattivo gusto che odi? Dunque, gli errori che non sopporto sono principalmente tre. Il primo è il fondotinta effetto maschera, cioè quando le persone prendono il fondotinta di uno o più toni più scuri o più chiari della propria pelle, quindi si vede lo stacco terribile tra questa parte del viso e il collo, ed è terribile. Poi non sopporto l'esagerazione con il blush, soprattutto quando il blush viene messo su tutta la guancia. E per finire non sopporto quando si mette la cipria o il fondotinta in polvere e non si stende bene, quindi si vede questa patina polverosa sul viso che non è bellissima da vedere. Poi, prediligi colori vivaci o colori neutri? Vivaci assolutamente. Qual è il sì, ciao. Quale star trovi che sia sempre truccata bene? Dunque, da promettere che io non seguo molto le star e neanche la televisione, però penso che Ilary Blasi venga truccata molto bene. Poi, se dovessi uscire di casa con un solo elemento di trucco, cosa ti metteresti? Matita nera tutta la vita, perché io senza la matita nera sono come uno zombie del video thriller di Michael Jackson, quindi inguardabile. Potresti uscire di casa senza trucco? Sì, lo faccio. Non è un dramma, ovviamente, però diciamo che la differenza si nota un po'. Però non è un dramma uscire senza trucco alla fine. Pensi di essere bella anche senza trucco? Dunque, io penso di far cagare anche col trucco, quindi a questa domanda mi astengo dal rispondere. Qual è la migliore marca linea di make-up secondo te? Dunque, da premettere che io prediligo le marche cosmetiche low cost, quindi non sono una tipa da MAC, Dior, Chanel, roba del genere, io mi sto trovando molto bene con la e.l.f. e con la Essence, che sono due marche che hanno un'ampia scelta di cosmetici a basso prezzo e comunque di qualità discreta. Quindi queste due, anche se la Kiko non mi dispiace. Cosa pensi del trucco? Dunque, penso che il trucco serva a valorizzare il viso, a patto che però non si affidino al trucco troppe speranze, nel senso, non è che quando una persona si trucca deve dire ah, adesso mi trucco, divento super bella, super figa o roba del genere. Alla fine sì, il trucco aiuta, però è bene capire che ogni tanto piace anche essere acquestapone, quindi non essere fissate, ah, oggi ho finito il fondotinta, quindi non posso uscire. Ecco, in questo senso, non esagerare troppo con il trucco.
Bene, detto ciò, le domande sono finite. Spero che il video tag vi sia piaciuto. Se volete, rispondete. Ringrazio ancora Burning Virgo, Vale, per averlo fatto e quindi io gliel'ho ciulato con il suo permesso. Quindi vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!